Buongiorno, sono Angela. In questi giorni sforzo è stato continuo e sapete perché nel viaggio. Comunque è stato un punto di riflessione interessante, ma non tanto queste definizioni che forse tutti nella vita sanno cos'è lo sforzo fisico, mentale, però mi ha intrigato gli opposti, i contrari, perché il vocabolario ci dà dei termini che mi hanno veramente fatto pensare, che è disimpegno, disinteresse, distrazione, negligenza, abbandono, resa, rinuncia. E se questo è il contrario, dico, ma non è che già siamo così? E ci piace restare così, abbandonati, negligenti, disinteressati? Dobbiamo pensarci bene, che è il nostro futuro. Grazie Angela. Piccole sequenze, cerchiamo di osservare tutte le nostre articolazioni, conoscerle e muoverle, in questo caso sono i polsi che stiamo ruotando in una direzione o nell'altra, concentrandoci su quell'articolazione. Poi andiamo a ruotare solo i nostri gomiti, lasciando le spalle rilassate, l'articolazione del gomito si flette, facciamo dei piccoli cerchi, quindi devo incrociare da una parte e poi anche dall'altra. Sentiamo questa articolazione, le spalle sono ancora rilassate e lasciamo giù, andiamo a sentire le spalle che ruotano, piccoli cerchietti. Lasciate le braccia belle abbandonate in modo che sentiamo muoversi solo l'omero nella cavità articolare. In questo movimento sentite che vi massaggia il collo, cercando di lasciarlo morbido, libero, il capino è libero, come può fare dei micro movimenti, come dice il mio. Sono Roberta, volevo dirvi solo quattro cose. SIP, sforzo, impegno e pratica, uguale S più S, socialità e solidarietà. Vi aspettiamo. Gini, mandate molto velocemente l'uno attaccato all'altro e quindi danno l'idea del movimento, per esempio, delle nuvole. Che okay. Non si muovono manco a morire. No, se tu fai attenzione le nuvole si stanno muovendo. Infatti, lentamente. Molto... ma se noi lo mandiamo veloce, vedete? Allora io ce l'ho. Ritorna, tu ce l'hai, allora eccolo qua, time lapse, andate su la macchina fotografica del vostro smartphone, mettete time lapse e poi non dovete fare nient'altro che... poggiare il vostro cellulare in maniera più stabile possibile, inquadrando il cielo, ok? Questo è... Sono Maria Grazia. Ho imparato in questo viaggio che non bisogna mai fidarsi delle prime impressioni, perché effettivamente, conoscendo le persone, si apprezzano e si cambia il giudizio su di loro. Grazie Maria Grazia. Altri suoi, ammesso e concesso che sia vero, però tagliavano la pietra buttandoci prima dell'acqua calda e poi dell'aceto. Pare che in questo modo indebolissero la pietra e poi la frantumavano meccanicamente. E questo è uno dei punti più stretti della valle. Come Aosta è uno dei punti più larghi, qua è proprio un passaggio strettissimo perché c'è la Dora e c'erano subito i fianchi della montagna che arrivavano giù a ridosso. Sono Rossella, ciao. Ho fatto molteplici viaggi, però è la prima volta che sono andata in un osservatorio a vedere le stelle. Mi è molto piaciuto ed è stato molto interessante. Soprattutto erano brave le persone che illustravano. È una cosa notevole. Grazie Rossella. Prego.
capitata alla mostra. E quindi dobbiamo aprire il vostro smartphone, andiamo sulla nostra fotocamera e cerchiamo a... Sì. Allora vieni. Aspetta, scusa un attimo, vediamo prima lei. Bravissima, inquadra il QR. Eccolo qua. Apri. Qua la stessa cosa. Ok. Porta. Stiamo selezionando le foto per il video e le stiamo scaricando da WhatsApp. Abbiamo messo WhatsApp sul computer, ho collegato il mio WhatsApp e adesso lo stiamo selezionando e poi dopo lo caricheremo. Ecco qua, questo è il tuo video. È lunghissimo questo video. Sì, perché non fa tutto. Poi magari quando ci sono tutti i ritratti di una stessa persona le fai andare più veloce, selezioni quel blocco e le fai andare, gli dai un solo secondo. Concludiamo queste pratiche che abbiamo fatto durante questa settimana, che sono pratiche molto semplici che tendono a risvegliare il nostro corpo, a massaggiare tutte le articolazioni e quindi a dare quell'elasticità che va mantenuta per avere uno stile di vita più benefico e salutare. Sono piccole cose semplici che abbiamo fatto e quello che vi suggerisco per continuare nel quotidiano queste piccole pratiche, secondo me non è che uno l'esercizio lo apprende in una settimana, no? Per aiutare la memoria e l'apprendimento e poterlo fare 10 minuti al giorno, ma anche in situazioni in cui state facendo una cosa in casa e vi sentite le spalle contratte, come rilasso le mie spalle? Pensare alla parte del corpo che volete rilassare e muoverla. Naturalmente i movimenti delle nostre articolazioni sono dettati da come siamo strutturati, quindi mi fa male il collo, come posso sciogliermi? E vedrete che vi viene da muoverlo in qualche direzione. Se poi avete appreso che l'uso del respiro è fondamentale, ci abbinate la respirazione. Vale per tutte le nostre articolazioni che abbiamo cercato di toccare: la cervicale, le spalle, le anche, lo sterno, le braccia, i gomiti, le mani, le dita, tutto. Anche muovere le dita è bene all'artrosi. Tutto qua. Spero grazie. Il suggerimento mi torni. Sì, adesso adesso vi ritengo veramente importanti, ricordi della settimana, le cose più interessanti che abbiamo visto, le soluzioni più affascinanti che abbiamo fatto e spero che questo rimanga un bel ricordo per voi e soprattutto spero che abbiate imparato a fare delle cose, per esempio a fare delle riprese panoramiche, che ve l'ho spiegato, che l'ha fatto, a usare un po' meglio lo smartphone, a posare quando si tratta di fare dei ritratti, insomma vi riporterete dietro queste cose nella vostra vita. Ok. Io volevo soltanto dire due parole sulla questa primissima fase, questi primi step del progetto invece che corre parallelo per tutta la nostra programmazione del prossimo anno accademico, il progetto L&L. Di con cui diciamo abbiamo perseguitato per ma ringrazio veramente tutti per le interviste, per gli iscritti e altri mi aspetto, sappiate che domani sul treno farò attenzione, e una cosa importante che ci piace ricordarvi che tutto quello che avete imparato, sperimentato, che abbiamo imparato da Ornella, che abbiamo imparato parlando e chiacchierando tra noi, che abbiamo imparato da Silvia, che abbiamo imparato da Silvio, e che forse avete imparato anche un pochino da me, spero, ve lo portate a casa, cioè non rimane qui, ma è una cassetta degli attrezzi che ciascuno di voi si porta a casa per aprirla e prendere fuori gli strumenti che vi servono per tutto quello che è il vostro quotidiano. È un progetto questo che andrà avanti per un anno e mezzo, quindi avremo modo di parlare ancora. Aspetto tutti i vostri contributi.